Amiche e amici, eccoci qui per un nuovo video sul canale di Vince. Oggi voglio parlarti di una nuova serie, e questa è la prima puntata di una nuova serie che si chiama La Mente Crea. La Mente Crea potrebbe sembrare un titolo di quelli un po', come dire, sai, quelli un po' da delirio d'onnipotenza, anche perché ultimamente vedo anche i libri che vengono fuori con questi titoli dove si parla di questi poteri che la mente ha, questi poteri giganteschi, può tutto, la mente può fare questo, può fare quest'altro. In realtà in questa serie noi andremo a vedere i poteri della mente, si possono fare un sacco di cose interessanti, si può veramente andare oltre determinate potenzialità, però attenzione perché ovviamente ci sono anche dei limiti. Dei limiti, grazie a Dio, molto molto lontani, questi limiti si possono addirittura estendere. Però bisogna capire che quando tu fai passare il messaggio che tu puoi fare tutto quello che vuoi col potere della mente, puoi anche generare illusioni nelle persone che poi si trasformano in dolorosi fallimenti. Ora, questa prima puntata sul potere della mente è dedicata al discorso della programmazione inconscia. Quante volte noi ci fermiamo a guardare le persone che stanno attorno a noi, che riescono a raggiungere dei risultati incredibili. Guardiamo quello che riesce a trovare, ad esempio, sono un maschietto, vedo l'amico che trova la donna che ho sempre desiderato, oppure se tu sei una donna, vedi la tua amica, oppure addirittura una che ti sta fortemente sulle palle, che finalmente si prende quell'uomo che tu hai sempre desiderato e tu non riesci, sono anni che ci provi, trovi soltanto degli avanzi in giro, degli psicopatici, oppure immagina tutte quelle persone, o magari proprio tu in questo momento che mi stai ascoltando, impieghi un sacco di forze e di energie per realizzarti nel tuo lavoro, nella tua professione, qualsiasi cosa tu faccia, non ci riesci, poi vedi quello lì che con poco e niente, senza raccomandazioni o altro, riesce a fare questa cosa. Ma perché quello riesce a trovare la donna o a trovare l'uomo? O perché quello o quella riesce a avere un lavoro che tu non riesci a ottenere? Perché raggiunge risultati che tu non riesci a ottenere? Noi spesso ci rispondiamo e diciamo perché è fortunato, perché magari c'è qualcuno che l'aiuta. In realtà tutto dipende dalla programmazione mentale, tutto dipende da quello che c'è dentro di noi, perché è quello che ci va a condizionare. Noi siamo formati da due menti, una mente è la mente razionale e l'altra mente è la mente inconscia. Ma che cos'è la mente razionale e la mente inconscia? La mente razionale è quella adibita alle funzioni logiche, matematiche, valutazione, parola, percezione spaziale, ordine, eccetera, eccetera, mentre l'inconscio è quella parte un po' più nascosta che si occupa delle emozioni, si occupa della creatività, dell'intuito, del linguaggio non verbale, quindi è quella parte noi occidentali non tendiamo a notare, cioè è quella parte che un po' scartiamo perché noi pensiamo che se io voglio raggiungere qualcosa mi pongo un obiettivo razionalmente, tipo io voglio perdere 10 kg, me lo sto ponendo razionalmente, quindi alla fine mi basta seguire una dieta o andare in palestra e 10 kg li perdo. Ma l'esperienza ci insegna tutt'altro, che alcuni riescono a farlo, mentre altri a un certo punto smettono di farlo. E come mai questo accade? Accade perché razionalmente ti poni un traguardo, mentre da un altro punto di vista sottovaluti che hai quest'altra mente, che è l'inconscio, questa mente profonda, che magari ha un obiettivo completamente diverso. Come può essere che qualcosa di invisibile possa influenzarci in questo modo? Qui interviene quella famosa metafora di Freud, che era quella dell'iceberg. L'iceberg, vedi la punta, no? Emergente, e credi che quello sia tutto l'iceberg, mentre sotto c'è una parte 10 volte più grande che è il vero iceberg. Tant'è che l'iceberg nel mare si muove. Per quale motivo? Si muove perché il vento fa presa sulla parte che emerge o perché le correnti marine spingono sulla parte sommersa? L'iceberg nel mare si muove perché le correnti marine fanno sulla parte sommersa, proprio su quella che tu non vedi, proprio quella che tu pensi che non esista assolutamente. E la mente umana è fatta allo stesso identico modo. C'è questa parte razionale che si vede, questa parte razionale che crediamo che sia tutto lì, che sia quella che crea la nostra realtà, e poi invece c'è questa parte sommersa che è il vero iceberg, cioè la direzione nella vita dipende proprio da quella parte che c'è là sotto. Ma perché questo avviene? Perché proprio all'interno di quella parte si va a creare
quella che si chiama programmazione inconscia. Nei primi anni di vita, ora questa programmazione addirittura si attiva dal grembo materno fino ai 7 anni circa. Questa fase dai 0 ai 7 in realtà è più complessa, c'è una fase molto più intensa che dai 0 ai 3-4 anni circa, dove addirittura il neonato nei primi istanti di vita, ma anche nei mesi successivi, è in una fase mentale o emette onde cerebrali che sono le onde teta. Le onde teta vogliono indicare uno stato di profondo rilassamento, uno stato alterato di coscienza tale che equivale un po' al sonno, ok? Quindi, cosa interessante, il neonato in quel momento riceve tutte le informazioni e le assorbe come una spugna. Questa fase ovviamente continua anche dopo e pian piano poi ci si sposta dalle teta alle alfa. Le alfa sono uno stato alterato di coscienza meno profondo, ma comunque ci ricorda quello del dormiveglia. In quella fase lì siamo ancora suggestionabili. Comunque torniamo alla fase dai 0 ai 7 anni. Appunto abbiamo 0, 3, 4 anni la più intensa, poi continua fino ai 7. Diciamo che già andando dopo i 3, 4 si ci sposta verso lo stato alfa, però tutta questa fase che va dai 0 ai 7 viene chiamata fase di imprinting. Tutto quello che passa in quella fase rappresenta lo zoccolo duro che ci condizionerà per il resto dei nostri giorni. Quindi noi andremo a essere suggestionati da papà, da mamma, dalla maestra della scuola materna, dalle maestre delle elementari, in base a come queste persone si comportano con noi, i nostri nonni anche, tendenzialmente si crea questo programma, questo zoccolo duro, fatto sì di cose potenzianti ma anche di cose limitanti. Tu immagina se hai avuto una maestra che ti ha sempre urlato o addirittura qualcuno che ti ha sempre picchiato sin da piccolo, tutte le volte che cercavi di magari far valere le tue esigenze, piangevi perché avevi fame, perché magari volevi attenzioni, volevi coccole, eccetera, eccetera, magari questo ti urlava, poteva essere papà, poteva essere mamma, oppure poteva essere appunto anche uno della scuola materna, per intenderci, avviene una cosa interessante, tra virgolette interessante, che dentro di te si va a creare una programmazione che ti porterà a essere inibito. Tutte le volte che cercherai di far valere le tue esigenze, tenderai a inibirti perché è come se si riattiva quell'eco accaduto magari a 2 anni di vita piuttosto che a 6 mesi di vita, e questo ti condizionerà addirittura in maniera del tutto inconsapevole, cioè non ne sarai cosciente. Poi dai 7 anni in poi, fino ai 13-14 circa, c'è una fase un pochino diversa, che è una fase di modellamento, dove noi tendenzialmente andiamo un po' a ispirarci a modelli che non sono più i nostri genitori, gli adulti significativi, ma magari sono gli eroi che vediamo per esempio in un film, piuttosto che il cantante o la cantante, ma anche amici. Quindi andiamo a ispirarci a modelli diversi. Questa fase di programmazione poi continua, diciamo, fino ai 18-21 anni circa, e alla fine, arrivata a quel termine, quell'età, si è creato tutto il programma. Quindi per renderti conto che quindi non sono sempre soltanto i genitori, ma a un certo punto, soprattutto dopo quella fase di imprinting, anche un po' durante, verso la fine della fase imprinting, ma da quella parte in poi, gruppo sociale, media, cultura e tutto quello che ci circonda tende molto a condizionarci. Ora che succede? Dopo i 21 anni basta, finito, non sono più suggestionabile? No, sono altrettanto suggestionabile. Ovviamente ci vorrà qualcosa di più rispetto a un semplice imprinting, perché lo ripeto, dai 0 ai 7 tutto passa con una facilità incredibile, soprattutto dai 0 ai 3-4 anni. Dopo, da adulti, abbiamo un po' più di difficoltà da questo punto di vista. E allora che cosa succede però? Se c'è qualcosa di fortemente emotivo, quindi dopo i 21 anni, questa cosa si radica. Quindi uno shock, uno spavento, una sorpresa, anche negativa, questo va a radicarsi e va a condizionarci completamente nella nostra esistenza. Quindi non solo in quella parte lì si crea programma mentale, ma anche dopo. Domanda: è possibile rimuovere questa programmazione? Sì, assolutamente sì. È possibile intervenire con delle specifiche tecniche, per esempio sulle credenze limitanti, per esempio sugli stati
emotivi negativi, è possibile intervenire sui comportamenti automatici, è possibile intervenire sulle parti profonde che vanno in qualche modo a condizionare la nostra esistenza, è possibile finalmente andare a ampliare quei benedetti limiti che ci hanno imposto quando eravamo più piccoli. Questo è possibile farlo con delle specifiche tecniche, non basta il pensiero positivo, anche i brani subliminali io li faccio, però per delle cose molto molto profonde in realtà ci vuole qualcos'altro, anche se devo dire che i brani subliminali che personalmente io faccio, visto che danno dei risultati che a volte sorprendono anche me, però quel semplice pensiero positivo oppure il ripetersi dei mantra, delle affermazioni positive per cercare di sconfiggere quella programmazione si fa un po' fatica, quindi per questo motivo direi che non sempre funziona in questo modo. Bene, nel prossimo video io ti andrò a parlare di come si crea una particolare programmazione inconscia che sono le credenze limitanti e ti farò vedere addirittura come funzionano, come una convinzione limitante ti va letteralmente a rovinare la vita e quindi come è importante riconoscerle per poter finalmente cambiare la propria esistenza. Ovviamente la seconda puntata di questo video io la farò quando raggiungeremo 300 like. Al raggiungimento di 300 like capirò che questa serie piace e se piace io darò ulteriori suggerimenti, ti insegnerò delle tecniche, ti insegnerò a eliminare le credenze limitanti. Ho già fatto un video, ma ne farò uno nuovo in questa serie, più ampliato, più potente, più efficace. E quindi se questo video ti è piaciuto e questa idea ti piace, mi raccomando, pollice in su, condividilo con i tuoi amici e mi raccomando, se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti ora e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Bene, io ti mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!